Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Abbiamo aperto le porte della nostra cucina, stiamo scaldando i fornelli, infatti Scemorandi c'ha la mano sopra. Sta eccomi, scaldando. Entro dalle porte della cucina, eccomi qui. Ecco, tutto pronto? Sì, tutto ready to go. Pronti per andare, questa era la traduzione simultanea che ovviamente noi abbiamo, non abbiamo in sovraimpressione, ci sono io. Allora, cara Sere, buongiorno. Buongiorno Leo, abbiamo, caro. Ricordiamo che noi, Serena, che noi chiameremo Serena Scemorandi, insomma, pian pianino cerco di, insomma, di farvi di sapere capire che cosa. Non è mio. Sì, non è che sono due personalità, anche se a volte il brand è Scemorandi, in okay. Arte Scemorandi, la personal chef che viene a casa vostra, quella è Scemorandi, Serena, insomma, è il mio nome di battesimo. E per un caso molto particolare è la stessa persona. In tutto questo, cara stessa persona, cosa prepareremo oggi? Perché come sapete due ricette qui a Due Chiacchiere ogni giorno, quindi... Allora, oggi facciamo un mix, un po' di carne e un po' di pesce, perché okay. Sempre andrebbe bene mangiare tre volte a settimana il pesce e due volte la carne, quindi siamo in linea, direi. Sì, siamo perfetti, voglio dire, abbiamo fatto tanto pesce. Allora, ma... ti preparo degli involtini sfiziosi, che poi, insomma, ti rivelerò gli ingredienti, anzi li rivelerai tu. Li rivelerò io, ma tanto voi siete abituati che i nomi delle ricette di Scemorandi sono gustosissimo, gustoso, sfizioso. Assoluto sfizioso, e poi ti preparerò i bastoncini di Capitan Morandi. Ah, anche tu c'hai il mare dentro l'occhio, queste cose un po' strane. Va bene, andiamo a scoprire come sarà tutto questo oggi qui a Due Chiacchiere in Cucina. Ormai siete abituati che ne vedrete comunque delle belle, ma io prendo questo meraviglioso vino dei Colli Euganei con cui noi brindiamo e diamo proprio il benvenuto a tutti voi all'interno della nostra cucina, ma soprattutto vi facciamo aspettare un po', bisogna un pochissima pubblicità, rimanete con noi. Cin cin! Siamo pronti per cominciare questa puntata con la prima ricetta. Vi abbiamo detto prima che saranno degli involtini sfiziosi, abbiamo mantenuto un po' il segreto per quanto riguarda gli ingredienti, ma lo sveleremo immediatamente. Quindi andiamo a vedere cosa ci occorre per preparare questa ricetta. Allora, involtini sfiziosi, serviranno 400 g di fettine scelte di carne equina, quindi lavoreremo con la carne di cavallo, 15 fette di bresaola sempre equina, 250 g di mozzarella, una noce di burro, sale, pepe e olio extravergine di oliva, useremo anche della salvia, poi un bicchiere di vino bianco e 100 g di valeriana o rucola e melograno, insomma, diciamo così, decidete voi la grammatura di valeriana e rucola, l'importante è che siano entrambe più il melograno. Allora, questi sono gli ingredienti, avete capito che oggi stavo volando la cartellina. Andiamo a utilizzare una materia prima fantastica. Assolutamente, voliamo infatti in alto con la nostra materia prima e prepariamo questi involtini sfiziosi. E tra l'altro si vede subito che è carne di cavallo, perché appena voi la mettete a contatto con l'ossigeno si ossida leggermente, sì. No, perché ha un contenuto di ferro molto alto. Altissimo. E quindi, insomma, è riconoscibile da questo rosso intenso. Allora, premetto la mozzarellina che abbiamo, l'ho aperta e l'ho messa prima a scolare sulla nostra carta assorbente, perché non voglio che rilasci troppa acqua all'interno del mio involtino. Ecco, questa è una quindi cosa... Quindi fate così, va è bene? È una cosa che io imparo adesso, perché molto spesso all'interno degli involtini non si mette mai, cioè non mettere la mozzarella, però il gusto di una mozzarella buona ci sta e quindi questo è un escamotage. Adesso andiamo ad assemblare i nostri involtini. Perfetto. Ok? Allora, prendiamo le nostre fettine scelte di carne equina, ovviamente queste sono delle fettone, sono un po' lunghette, quindi noi le andiamo a dividere a metà e ad assemblare così. Andiamo ad aggiungere la nostra bresaola, sempre
di carne equina. Aspetta un attimo, mi aiuto perché con i guanti ovviamente è tutto più difficile. Ok, l'andiamo a sbustare. Apri la busta e questa. Ok. Strano che non abbia detto scavicchi, ma non apra. Ecco. Però... allora, andiamo a mettere la nostra bresaola. A me ne piace mettere due fette. È ok. Buona, guarda che buona. Magari qua, insomma, vedete voi quante metterne. Andiamo a mettere la nostra mozzarellina. Ok. Okay. Che per non perdere l'abitudine. Andiamo a mettere anche qui la nostra mozzarellina. Chiudiamo il nostro involtino di carne. Sì. Andiamo, vedete che sta bello unito. Andiamo a mettere la nostra fogliolina di salvia per insaporire. Chiudiamo con lo stuzzicadenti e l'involtino è fatto. Semplice così. Semplice, semplice. Senti una cosa, tu il ok, la spezia, metti la salvia all'esterno, ma metti anche, che ne so, all'interno non sei andata a salare, a pepare, niente? No, lo faccio dopo, poi la bresaola è gustosa perché appunto è un insaccato leggero, ma è un insaccato, ok? Quindi ci permette anche di cucinare con meno sale in questo caso. Beh, assolutamente. Allora, parlavamo del contenuto di ferro della carne di cavallo. Sì. Ti sei preparato qualcosa tu o io, dico allora, qualcosa a parte, io? A parte il fatto che cioè, questa tecnica, diciamo così, se volete far sfruttare questo contenuto alto di ferro, perché sono 39 cosa, milligrammi per 100 grammi, se non sbaglio, dovrebbe essere, il 3,9 milligrammi, chiedo scusa, per 100 grammi di carne, se volete far rilasciare tutto il ferro e riuscire ad assimilarlo in modo ottimale, dovreste aggiungere una spruzzata di succo di limone. Bene, allora hai detto la stessa cosa che volevo dire io e quindi... Sì. Rimango a bocca asciutta. Ma tu lo sai che vabbè, carne di cavallo, povera di grassi, povera, priva di colesterolo, grande quantità di ferro, come ci lasciamo Randi adesso, al contrario degli spinaci, che lo diciamo sempre qui a due chiacchiere, è una diceria, è nato tutto. È una falsa credenza, sì, da come l'ananas. Televisivo. La cosa interessante è questa, che è sempre stata un tabù. La carne di cavallo, perché l'utilizzo della carne di cavallo nelle varie zone del mondo, all'inizio per esempio quando all'età della pietra si utilizzava tantissimo la carne di cavallo, ma poi i cavalli sono diventati degli elementi importantissimi per quanto riguardava il commercio, il trasporto, parliamo degli antichi romani per la guerra e tutto il resto, ma anche sono diventati un simbolo un po' dal punto di vista diciamo così socio-culturale. Pensate agli Stati Uniti d'America, in cui il cavallo rappresentava la leggenda del vecchio West, quindi consumare carne di cavallo per loro era quasi offendere quello che era stato l'importanza insomma, di tutta la colonizzazione del West e di tutta quella cultura. La cosa invece che ci differenzia tantissimo, per esempio in Europa, in Sud America, in Asia orientale, è molto apprezzata e molto utilizzata. Addirittura in Giappone, quando vogliono sostituire il tonno rosso Otoro, ok? Otoro per il sushi, usano la carne di cavallo. Ma allora, mi viene in mente il personaggio Totoro, quello del film di Miyazaki, quindi penso sia uguale la pronuncia. Ok, no? Pensavo del film di mia zia. Ok, andiamo avanti. Adesso facciamo sciogliere una noce di... No, mia cugina però è aiuto regista all'HBO. Sì, a mia zia, sì. fanno... Ok, allora andiamo a sciogliere la nostra nocina di burro e io ti dirò che quasi quasi la vado anche ad accompagnare ad un filo d'olio. Due sì. Grassi vanno bene insieme, l'importante è che... È vero che l'olio mantiene la temperatura del burro perché non si... vero che non si fritta? Assolutamente sì, diciamo l'abbiamo così. Scoperto ora grazie a Leo e le sue informazioni utili. Grazie a voi. Ti sei sentito importante, no, in questo momento. Sembrava il ritardo del collegamento. Sì, del collegamento. Via satellite. Andiamo a mettere i nostri involtini sfrigolanti. Adesso lo sfrigolio arriva dalla regia, prego di mettere lo sfrigolio. Ok, andiamo a mettere speciali. I nostri involtini, gli effetti speciali. Ok, basta Leo, ti prego. Che bel colore. Aiutami. Allora, sì, una spruzzatina di limone per assimilare... il ferro sì. Che c'è chiaramente, insomma, se uno è anemico
dovrebbe integrare comunque anche degli integratori. Perché uno non può mangiare. Mentre per assimilare il carotene, la vitamina D all'interno degli alimenti, ho detto carotene perché mi è venuto in mente che le carote ne contengono tanta di vitamina D, bisogna mettere tanto olio extravergine di oliva. Eccolo qua. Tanto olio extravergine di oliva che aiuta il nostro corpo ad assimilare la vitamina D all'interno degli alimenti. Ecco, questo è importante. Se no dici tutto tu. Allora io adesso rincaro perché cos'è voglio caduto, vincere la gara di oggi. Andiamo a mettere un po' di sale, un po' di pepe. Allora, alta è la percentuale di proteine anche nella carne di cavallo, ma soprattutto la carne di cavallo, nella carne di cavallo è presente l'acido lattico in quantità doppia o tripla addirittura rispetto ad altre carni, e questo costituisce una difesa naturale contro i batteri. Allora, ti stavo chiamando Marco, non so, non ho importa, avuto un vabbè, attimo. In cucina, qua giriamo io, te, appunto. Marco e Claudia. Allora Marco, sì? Ah no, una reminiscenza di Marco, e li andiamo solo a girare, vanno cotti pochissimo e poi per finire la cottura lo facciamo in forno. Quindi adesso è già pronto, sono già pronti, vado a finire la cottura in forno. Eccoli qua. Ah, giusto per sigillarli sì, un attimo. Sì, serve giusto per caramellizzarli un attimo. Il condimento ovviamente lo vado a mettere sopra e li metto in forno. Ecco qua. Scusate, regia, vi ho impallato, scusate, vi ho dato il fondo della pentola. Vado a metterli in forno. Sì, allora okay, in momento forno, forno a 10 minuti a 180 gradi. O qui per esempio ce l'ho 200 da ieri, no scherzo. Però possiamo abbassare un attimo, eccolo, abbassiamo un attimo poi a 180 gradi. E adesso prepariamo il contorno. Sì, allora io ho preso dell'insalatina fresca e del melograno. Allora, abbiamo detto della valeriana o del songino o del lattughino, quello che più ci piace, e andiamo a tagliare il nostro melograno. Ecco, adesso insegnaci, ti prego, a tagliare il melograno, perché io proprio ogni volta vado a granello su granello. Allora, devo dire che ho dimenticato di sfumare con il vino in pentola. Allora facciamo una cosa, se vi dimenticate di sfumare con il vino in pentola, non importa, c'è sempre un sistema. Adesso, quando si riprendono, andate a dealcolizzare un pochino di vino all'interno della padella e poi lo mettete in forno. Ah, ecco, questo bello, questo sembrava questo modo fatto per recuperare, apposta, ma in però realtà effettivamente tante volte uno dice vabbè non lo metto, invece potete fare così, vedete? Ok, andiamo a vedere se Leo mi ha passato i suoi consigli per aprire il nostro melograno, che è molto succoso, direi. Maturo. Okay, sì, molto maturo, quindi buono, buono, buono. Quindi allora si taglia la parte dove c'era il fiore. Vedo che state alcolizzando, mi sto ubriacando qui. Tu non respirare sopra la pentola. Allora lo apriamo così. Ecco. Ecco. Bisogna stare Claudia mi sgriderà perché ho sporcato il grembiule, che è lei che li lava per tutti. No, non è vero. Però Claudia, se vuoi, voglio dire, non ti preoccupare, se ti voglio offrire per lavarli per tutti. Allora, signori, questo melograno è il melograno di Pulp Fiction. Perché sanguina. Sanguina dappertutto. Allora facciamo così. Eccola lì, facciamo così. È molto. Il succo non buttatelo, eh. Eh no, è la parte. Non buttatelo, eh. Ok. Eccolo qua il melograno, ce la possiamo fare? Praticamente voi aprite sopra, lo tagliate a stella e poi si creano questi spicchi, praticamente lo tagliate in corrispondenza delle membrane che andate ci sono all'interno e aprite gli spicchi. A sbattervi il nostro melograno, ok? Allora senti, io faccio la vecchia come facevo quando lo mangiavo da piccola, eccolo qua. Lo apro così, il melograno di Pulp Fiction, questo è un horror show. Un cooking horror show. Senti una cosa, ma tu come lo utilizzi adesso? Intero? Allora, io lo utilizzo intero, ok? Aspetta che prendo un pezzo di carta meglio per pulire. Quella funziona. No, perché qui stiamo dealcolizzando, ci siamo già dealcolizzati il cervello. Ci sei fatta i profumi. Allora, questo lo andiamo a mettere all'interno del nostro cavallo in forno. Facciamo queste cose un po' stravaganti. Ma sì, ma sì, ma perché effettivamente non sempre si conoscono. Adesso voglio capire come no, riuscire a farlo. Così.
sì. Ecco. E poi andrà a dare sapore e gusto. Ecco, ce l'ho, no, ce l'ho messo, fidatevi. No, l'ho visto. Senti una cosa, no, allora, tu hai deciso di usare il melograno praticamente mettendolo in insalata. Allora, il melograno ha delle proprietà che tu ovviamente avrai lì elencate. No, non mi interessa. Ok, no, il melograno comunque ha tantissime vitamine, è di stagione. E poi andiamo a condire la nostra insalatina con sale, olio, pepe, un po' di salsa di soia. Senti una cosa. Prepariamo la nostra insalatina di accompagnamento. A me è venuta in mente una cosa. Se insieme ai liquidi, che ne so, la salsa di soia, l'aceto che stai usando, il balsamico e l'olio, questa vergine di oliva, se noi pigiamo dei grani, del melograno, tipo in questo caso che è molto tipo maturo, succo. Sì, si può usare per fare una specie di salsina. Sì. Adesso, vabbè, i guanti li ho tolti, allora andiamo a mescolare, se no io avrei mescolato tranquillamente con le mani, con i guanti ovviamente. Andiamo a preparare la nostra verdurina di accompagnamento. Il melograno lo terrò lì un attimo perché voglio che si veda, quindi non lo vado a mettere subito perché sennò andrebbe nel fondo. Ok. E poi torniamo con l'impiattamento e ti faccio vedere che cosa ho pensato per questo impiattamento. Perfetto, noi invece vi regaliamo le nostre pillole per diciamo così conoscere sempre di più le eccellenze del nostro territorio e poi torniamo ovviamente in cucina. Ci prendiamo un momento per conoscere di più una realtà molto importante che voi conoscete, parte integrante di Due Chiacchiere in Cucina da sempre, ovvero sto parlando di AIS, dell'Associazione Italiana Sommelier. Noi abbiamo sempre la collaborazione preziosa dei sommelier di AIS Veneto e oggi abbiamo ospite il presidente di AIS Veneto, Marco Aldegheri, benvenuto e insomma benvenuto nella nostra cucina dove i suoi sommelier, chiamiamoli così, sono sempre molto protagonisti. Di grande eccellenza. Ma io vorrei parlare un po' di AIS Veneto, comunque di AIS, questa associazione che va veramente a diffondere la cultura del vino e a approfondire, no? Tutto questo. Cos'è AIS? È una grande famiglia, insomma, qui voi toccate con mano, grazie all'aiuto di validissimi colleghi, il mondo del vino, del cibo soprattutto, quindi con quella straordinaria possibilità di poter avvicinare dei piatti e poterci, come dire, trovare un collegamento intimo con un vino che ne valorizzi le caratteristiche. AIS vive proprio di questo tipo di tensione, la formazione è un po' il nostro fiore all'occhiello e da sempre, come dire, ci impegniamo per valorizzare il mondo del vino sul territorio, ma anche tutto quello che la gastronomia e l'enogastronomia riesce a metterci a disposizione. Ma parliamo proprio della formazione, come si tengono i corsi per diventare sommelier? Insomma, qui avete qualche assaggio insomma, di tecnica di abbinamento in qualche modo. La nostra formazione, a partire dal vino, chiude un piccolo percorso attraverso il quale poi fisicamente si riesce anche ad imparare concretamente come abbinare correttamente un buon vino. E tra l'altro è una cultura enorme perché non c'è solo il fatto della conoscenza del vitigno o conoscenza dei procedimenti, ma proprio la capacità di abbinare anche un vissuto, no? Profumi, sensazioni, gusti insieme. Mi viene facile in tema di pandemia ricordare insomma che la formazione del vino è una piccola malattia, insomma si rischia di ammalarsi e non se ne viene più fuori. Questo non è vero. Per questo mondo. Per fortuna, da questo punto di vista per fortuna. E quali sono le caratteristiche per approcciarsi a una professione così delicata? Innanzitutto una buona disponibilità, come dire, a quella che è l'attenzione, la sensibilità al mondo non solo del vino, della gastronomia, ma tutto quello che il vino e la gastronomia rappresenta in un territorio straordinario come quello veneto e quello nazionale in genere. Da italiani mi sento di dire, insomma, abbiamo una vocazione recondita per il bello che ci circonda e il vino è la grande strada per toccare con mano le bellezze che abbiamo vicino. Quindi, in qualche modo, quello che cerchiamo di fare è coltivare questa sensibilità. Mi piace dire che in anni come questi, in mesi come questi, dove la sostenibilità è diventato un grande tema, insomma, qui nel mondo AIS, piano piano, da qualche decennio, insegniamo ad essere attenti e a valorizzare tutto quello che è delicato, che vive di equilibri, che vive di grandi attenzioni. Quindi
tutto sommato il vino è anche una grande scuola di sostenibilità. Poi una cosa molto bella è anche il valorizzare la regionalità, no? AIS si divide per ogni regione, quindi va ad approfondire quelle che sono anche le tradizioni da cui nascono poi tutte le lavorazioni, tutto quanto. Quanto è importante la regionalità anche nel vino? Beh, diciamo che siamo nel nostro piccolo la fotografia di questo paese, che è fatto di sfumature, di vallate, di piccoli angoli, di lingue quasi diverse, no? Di accenti diversi. È vero. E anche questo si sente molto nella nostra associazione, ma è anche la nostra grande forza. Quindi oggi essere una struttura nazionale con numeri che non ci sono né in Europa né nel mondo ed essere presenti capillarmente in tutte le regioni, in tutte le province, sicuramente vale fa la differenza. Allora diamo delle coordinate per chiunque voglia approcciarsi anche solo per conoscenza, magari non solo anche per la professione del sommelier. Quindi iceveneto.it è il sito di riferimento, lì possono trovare tutte le indicazioni per certo, intraprendere questa professione. Lì c'è una pagina dedicata a tutta la nostra formazione ed è possibile quindi avere tutte le informazioni che caratterizzano i diversi livelli di formazione attraverso i quali si può accedere. Grazie mille Marco Aldegheri, presidente di AIS Veneto, però le chiedo di tornare perché avremo un'altra iniziativa, come vedete, sopra il tavolo di cui parlare, molto molto importante. Noi per adesso torniamo in cucina. È per noi arrivato il momento di assaggiare questi, in realtà ve li mostreremo, poi li assaggeremo, questi buonissimi voltini di carne equina, sfiziosi, alla Morandi, come si suol dire. Leo c'ha sempre una fame, direi. Io ho fame, ragazzi, eccoli qua, eccoli qua gli involtini, eccoli qua, appena tolti dal forno, con il loro bel sughetto. Che sono rimasti una decina di minuti. Sì. Allora andiamo a fare il nostro impiattamento, ok? Prendiamo... È meglio mettersi un paio di guanti e andare ad impiattare con le nostre manine sante. Così disponiamo un letto di verdura, ok? Per i nostri. Andiamo a mettere il melograno che farà che darà quel tocco di colore e anche di croccantezza. Adesso andiamo a selezionare, giusto per noi, insomma, gli involtini un po' più carini. E andiamo a sviluppare il nostro piatto in altezza. Che meraviglia! Sì, ricordatevi di togliere lo stuzzicadente, ma insomma lo sapete. Quella è la cosa che un po'... Io direi che per finire il piatto, in classico, dei classici che piace tanto alla Morandi, è un po' del sughetto del nostro cavallo. Sì. Oh, che va a dare gusto. È un filo d'olio. Non mi dire bene la carne. Che sempre dà lucentezza e gusto. Che poi veramente basta un filino d'olio, altre volte l'olio crudo fa bene, lo sappiamo, soprattutto con l'extravergine di oliva. Ed ecco qua, signori e signore, i miei involtini sfiziosi. Eccoli qua, noi adesso andiamo a sentire qual è il consiglio per quanto riguarda l'abbinamento col vino dei nostri amici sommelier di AIS Veneto e poi torniamo qua in cucina. Ed eccoci qui, siamo arrivati all'angolo sommelier e benvenuto Vito. Ciao Serena. Ciao Vito, allora io ti ho preparato, sai, io gioco molto con i nomi dei miei piatti, degli involtini sfiziosi di carne e voglio sapere tu cosa mi hai portato. Guarda che meraviglia di vino. Sì. È un cerasuolo d'Abruzzo, perché il vino rosato in Abruzzo non lo chiamano rosato, ma lo chiamano cerasuolo. L'azienda si chiama Tocco. E il vino si chiama Capostazione perché il produttore ha voluto rendere omaggio al Capostazione di Alanno, che è un paesino in provincia di Pescara. Questo era un signore molto volenteroso, tutto fare. Coltivava le aiuole della stazione in maniera impeccabile e ogni anno vinceva il miglior premio come aiuola delle Ferrovie dello Stato. Detto questo, l'uva è il Montepulciano d'Abruzzo, uva principe a bacca rossa, coltivata proprio a Pergola abruzzese, viene raccolta a mano.
pigiata delicatamente, subito si separano le bucce dal mosto, quindi fa poca estrazione del colore in modo tale che il vino diventi rosato. Guarda quanto è bello, sì. Somiglia al colore della ciliegia, del durone, quindi proprio cerise, come dicono i francesi. Ci metti il naso e profuma di fragolina di bosco. Chiaramente qui l'abbinamento lo faremo per contrapposizione alla succulenza del piatto. L'alcol mi asciuga la bocca da questa acquolina in bocca. È veramente un connubio felicissimo. Pensa che i vigneti da cui vengono coltivate queste uve si trovano ai piedi delle montagne, quindi beneficiano di un'enorme escursione termica che regala questi profumi suadenti e anche molto intensi di fragolina di bosco. Lo assaggiamo? Ma sì. Delizioso, freschezza, stabilità, si abbina alla perfezione. Complimenti al tuo piatto, complimenti al mio vino. Assolutamente, Vito, e complimenti anche al colore che si abbina benissimo anche al mio piatto. Certo, perché anche l'occhio vuole la sua parte. E come no. E adesso con questo vino così suadente, delicato, insieme a Vito, io vi mando la reclame. È il momento di continuare con la seconda ricetta, di scoprire come faremo questi bastoncini, come possiamo chiamarli, Morandi, come li chiamiamo? Ma come possiamo chiamarli? Ma sono i bastoncini del Capitan Morandi! Eccolo qua! Allora, per fare i bastoncini di pesce, ovviamente, del Capitan Morandi, serviranno 500 grammi di filetti di merluzzo, 200 grammi di cornflakes, 100 grammi di amido di mais, 4 uova, sale, pepe, olio extravergine di oliva e poi un'arancia, un finocchio e semi di zucca. Eccoli qua! Eccoli qua! Del Capitan Morandi. Insomma, volevo sì, io vorrei un'istantanea del Capitan Morandi, com'è un'immagine che potrebbe essere sulla confezione di Capitan Morandi. Un'immagine, sì. Braccio di ferro, capite? No, cioè, un po' di confusione televisiva in tutto questo, ma va bene. Allora, hai dei riferimenti? Facciamo un nodo scorsoio, andiamo sì, alla ricetta. Scorsoio nel senso che è corso. Sì, quello di scortò. Abbiamo il nostro merluzzo fresco. Perfetto, eccolo che qua. Non si stacca neanche, guarda. L'hai attaccato. In realtà, ok. Ovviamente dobbiamo fare pesce impanato e poi passato al forno e non fritto. Okay, quindi la panatura è fatta di fiocchi di mais, amido di mais, sì, e la polenta. Uova di mais, no scherzo, uova mais, di gallina, famoso uova di mais. Allora procediamo con il preparare la panatura. Ok. Quindi rompiamo le nostre uova all'interno di una ciotola, eccole qua, e una e due. Iniziamo con due intanto, poi vediamo se serve ancora, possiamo aggiungerle, ok? Perfetto. Ormai va così. Bene, poi le andiamo ad aggiustare di sale e di pepe questa volta. Sì. No, il tuo amato sale non mancherà. Purtroppo a me piace, c'è un po' il gusto, mi piace il gusto del sale. Quindi la mia cucina... Ti c'è piacerebbe sì e anche no, perché è molto delicato. Ma in realtà io passo dal mangiare con sciapo, cioè poco sale. Sbattiamo le uova. Caricarlo in certi casi. Sono quelle vie di mezzo che me non... Ok, sbattiamo le uova e cominciamo a preparare la panatura. Senti una cosa. Poi ci muniamo. Eccolo lì. Di un piatto per la farina di mais, l'amido di mais. Voglio che sia una panatura leggera, per questo scelgo un amido e non una farina, perché poi la cottura al forno non è come la frittura. Adesso andiamo a preparare i nostri fiocchi di mais. Allora, mi sono un trucchetto che insomma tutti conoscono, credo, dai. Sì. Tranne te, tranne te. Questo è un sacchetto. Un sacchetto ci metto dentro i fiocchi di mais perché li devo via. Polverizzare. Così risparmi. Se non voglio spoccare il mixer, okay. Visto che è la puntata Pulp Fiction, no? Sì. Aspetta che mi metto a favore di camera, li vado a sbriciare. Allora io posso dare un consiglio. Oppure possiamo fare anche così. Ok.
Posso dare un consiglio prima? Siccome avevo il terrore che succedesse. Che scoppiasse. Allora, mi raccomando. Ma lo tenevo, andava fuori l'aria. Togliete l'aria quando fate questa cosa, altrimenti quando andate giù di Mattarello esplode e vi ritrovate la però, cucina. Però, scusa, guardate come sono venuti bene. E voilà. Eccolo lì. Che visto? Fatelo fare ai bambini questo. Ah sì, perché no? Però se mi insegnateli a togliere l'aria dal sacchetto. Perché tra l'altro i cornflakes hanno un'origine molto particolare, perché in realtà erano stati creati per in un sanatorio, come alimento senza gusto per un sanatorio, perché il signor Kellogg's, John Harvey, Kellogg anzi, perché poi è il genitore sassone, praticamente lui era sovrintendente di un sanatorio nel Michigan e è un avventista. Allora, gli avventisti del settimo giorno volevano sviluppare cibo che fosse assolutamente vegetariano, ma che non avesse gusto, secondo questo Kellogg. Praticamente lui diceva che i cibi non dovevano essere dolci o piccanti, perché altrimenti aumentavano le passioni. Quindi la vita doveva essere senza passione, senza un'attività sessuale, senza niente, e soprattutto il cibo doveva essere insipido. Quindi era partito da quello, il primo cornflakes. Sai che allegria. Sì, infatti, proprio per sfatare il mito della dieta vegana che sa di niente, cioè proprio hai dato la conferma che no, in realtà. No, però poi il fratello decise di commercializzarli aggiungendo lo zucchero. Ok. E quindi fu. Allora, signori e signore, proseguiamo con il taglio dei bastoncini di Capitan Morandi. Allora, per il nostro merluzzo fresco va bene anche il merluzzo abbattuto, Lo andiamo a tagliare e creiamo i nostri bastoncini. Adesso andiamo a procedere con la panatura. Sentissimo. E mettiamo direttamente sulla nostra teglia da forno. Ok, ah sì. Va bene? Il bello è che sto per chiederti una cosa, poi ci arrivo. È un po', ho un po' un salto temporale tra allora, il cervello e la bocca. Prima nell'ambito di mais. Tanto comunque è umido e quindi si appiccica tutto. Sì, poi nell'uovo. Sì. Poi di nuovo nell'amido di mais, doppia panatura, che è leggera. Ok. Poi, vediamo, alleggerita, di nuovo nell'uovo ed ora finalmente nei nostri insipidi fiocchi di mais. No, in realtà i fiocchi di mais, i primi che lui fece, i primi flakes che fece, venivano, e così via. Venivano proprio senza gusto, no? Venivano fatti per questo effetto antiafrodisiaco. Insomma, era una ferrea dieta che veniva data in questo sanatorio, che soprattutto era dettata da dei principi culturali molto importanti per loro, ovviamente. Ma la cosa curiosa è che un giorno cominciarono col grano, ok? I primi erano fatti con il grano e lasciarono il grano, diciamo così, diventare raffermo per un po' di tempo, perché si dimenticarono le cose lì, no? Come solita regola che dagli errori nascono le cose buone. E in questo caso loro dissero: ma come facciamo a farlo? Non possiamo buttare via questo prodotto, non è andato rovinato, è solo brutto. Allora cercarono di appiattirlo con dei rulli e cercarono di ottenere delle lunghe sfoglie di impasto. In realtà rimasero questi fiocchi, li tostarono e ottennero i flakes. Dopodiché col tempo si usarono quelli di mais, perché sperimentarono tanti altri tipi di cereali. Quelli di mais piacquero tantissimo e cominciò la produzione proprio dei Kellogg, che ormai insomma il nome già ci fa ricordare. Dai, io sono stata leggera, ho detto fiocchi di mais, ma insomma diciamo. Sì, beh, la storia sono stati inventati da loro, quindi giustamente la paternità ne dà anche il nome. Allora, adesso andiamo a fare una cosa un po' veloce, perché li devo passare in forno a 200 gradi per i nostri 10 minuti. Allora, 200 gradi statico, immagino, in questo caso. Sì, magari possiamo dare un ultimo colpetto di grill poi. Ok. Ma tu lo sai che per i bambini, altra cosa, per esempio il merchandise, no? Vi ricordate quando, o comunque anche adesso, compra due confezioni, hai un omaggio. Loro cominciarono questa cosa qui, questa pratica, mettendo come offerta speciale, era il 1909, il libretto divertente degli animali scomponibili della giungla. Ma, ok. Praticamente tu compravi due confezioni di questi cereali e loro ti davano questo libretto, probabilmente erano delle forme, no? Tipo puzzle, per comporre gli animali della giungla, e questo omaggio, pensate, continuò per 23 anni.
Sì, quindi, padri di tanti omaggi, no? Tanti omaggi, ma comunque io mi ricordo, non so voi, io mi ricordo al mattino durante la colazione, adesso diamo una bella pulita mentre lo dico, quando non c'era la TV a colazione, sì, tutte le mattine leggevi il retro della confezione dei cereali, che la leggevi tutte le mattine. Sempre ma ogni giorno era come se non l'avessi letta prima. È vero che poi nelle confezioni, insomma, perché è nato una volta non c'era la TV mentre facevamo colazione, o perlomeno da me non era consentito, e io direi che era una pratica anche lì giusta. Lì va molto a filosofia di famiglia, sono persone che in cucina non hanno la TV. Per adesso esempio, inforniamo, ok? Sì? Leo, vado avanti io come una scheggia. Vai, vai, vai. Anche per questa ricetta ho preparato un'insalatina di contorno. Oh, che bello. Allora, finocchio, arancia. Li vediamo lì. Sai, io amo l'arancia tagliata a vivo, quella che poi tu ti spaventi ogni volta che lo dico. Mi immagino l'arancia che attira. Allora andiamo a tagliare la nostra scorza di arancia. Togliamo appunto questa parte, che in questo caso è bella presente. Sì. Sai, perché ci sono le arance adatte alla spremitura, ci sono le arance adatte per essere mangiate. Insomma, anche le arance hanno le loro varietà, che si adattano bene ad ogni ricetta. E poi le arance che hanno la buccia più grossa sono più facili da sbucciare con le mani, perché altrimenti quelle sottili ti ritrovi le dita già piantate dentro gli spicchi. Non buttate via la buccia, togliete la parte bianca e essiccatela, polverizzatela e usatela nei dolci. Senti una cosa, ma visto che tu ci hai consigliato, o comunque voi ci consigliate sempre di mettere il baccello di vaniglia dentro lo zucchero, no? Sì. Per fare lo zucchero vanigliato. In questo caso si possono mettere pezzi di buccia d'arancia? Si mantengono? Creano la muffa. Ok, bene, buona sorte. Meglio di no, io direi sconsiglio. Allora, tagliamo la nostra arancia, che è buona, è fresca e andrà a pulire un pochino il palato da questa doppia panatura, che non è fritta, però comunque, insomma, è anche il merluzzo, insomma, il suo bel sapore presente, diciamo, insomma, sempre di pesce si tratta. Però questa magari per gli adulti, i bambini è una bella idea quella. Bambini, insomma, se volete mettere una carotina, ecco, marinata prima, comunque l'arancia piace ai bambini, perché no? Senti una cosa, marinata in... Ecco, per esempio, se tu avessi messo la carota, hai detto marinata, ma con che cosa? Ne so, a mia figlia piace molto nell'aceto balsamico, che lei lo chiama aglio nero, non ho capito, guarda, non chiedermi il perché. I bambini sono meravigliosi. Sì, hai messo l'aglio nero? Sì, Virginia, l'ho messo l'aglio nero, e che sarebbe l'aceto balsamico, sì. A lei piace la salsa di soia. Ah, okay. E olio extravergine di oliva. Andiamo a tagliare il finocchio. Lo tagliamo a metà così e lo facciamo fine. Insomma, poi il finocchio e l'arancia sono fantastici. Sì. Voi provate a casa, quando lo fate sempre sottile così, non volete tagliare l'arancia vivo, semplicemente fate una spremuta di arancia e buttate il succo d'arancia all'interno con un po' di sale, un filino d'olio se volete, ma secondo me non serve neanche. Ed è veramente buono, da tutto un altro gusto. Ok, io proseguo con il taglio, Leo. Questa è una ricetta fresca, veloce e accattivante per i nostri piccolini, ma anche per i nostri maritini. O come dico io, maritozzi, perché dopo il Natale sono più maritozzi che maritini. Comunque. Vabbè, voglio dire. Giustamente, mettiti anche nei loro panni. Adesso non so se sono loro a cucinare, quindi assaggiano. Allora, a casa mia so che mio marito lo fermano per strada e gli dico: che uomo fortunato che sei, chissà quante cose buone ti farà la Scemorandi. Ecco. E lui dice sempre sì. In realtà io torno a casa, ho già cucinato nelle cucine, sono stanca e non faccio niente. Comunque, e lui mangia sempre. Adesso farà come te, mangerà quello che trova in freezer. Ecco, okay. Questa è la cosa. Oppure cucina lui. Allora andiamo ad aggiungere i nostri semi di zucca, avrei potuto mettere anche delle noci, per esempio, sono molto gustose, e andiamo a condire la nostra insalatina. La condiamo proprio anche se c'è l'arancia. Quindi mettiamo un po' di sale. Sì. Un po' di pepe. L'aglio nero non ce lo mettiamo. L'aglio nero, fai la traduzione. Ricordiamo che Virginia, la figlia di Scemorandi,
chiama aglio nero il l'aceto balsamico. Sì, ecco, non si allora è capito io ti perché. Lascio concludere intanto il condimento mentre aspettiamo che si concluda la cottura in forno del nostro merluzzo. Vi lasciamo a pochissima pubblicità, rimanete con noi, tra poco sveleremo il prodotto finito. Concludiamo la nostra seconda ricetta, bentornati ovviamente a tutti e a tutte, qui a Due Chiacchiere in Cucina, eccoli là, i nostri meravigliosi, ho fatto un po' di giro, i nostri meravigliosi, diciamo così, bastoncini di Capitan Morandi. Bastoncini di Capitan Morandi per i capitani di domani, ok. Quindi oggi allora, non si possono mangiare, io sto solo aspettando di oggi. Mangiare. Ok. Senti una cosa, Leo, quanto... non spremerti le meningi, no, no, che tanto... Aspetta, c'ho una cosa molto intelligente da chiederti. Sì, dai. Ricordiamo quanto sono stati in forno. Sono stati in forno il tempo che serve a 600 gradi. 10 minuti. 10 minuti. Sì. Che allora, quando sentirete Scemorandi che dice quanto tempo, cioè il tempo che serve, sono 10 minuti. Sì. Lo starei dargli un po'. Allora andiamo ad impiattare con la nostra insalatina fresca. Sai di che finocchio bella croccante. Da vedere che sia un po' mascerata così. Grazie, caro. Sono anche le campane. Sì, assolutamente sì. Andiamo a mettere la nostra insalatina colorata, sempre alla base del nostro piatto. Sì. Prima l'arancia e poi un po' di finocchio e i semi di zucca dedicati ai capitani maschi di domani perché fanno bene alla prostata. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Mettiamo con le nostre manine sante, disponiamo i nostri croccantissimi bastoncini di Capitan Morandi. Guarda, facciamo così. E così, ed il piatto è fatto, sentiamo. Prova. Croccanti, croccanti. Ma quando si sente la croccantezza. La gente. Bene, e dopo la croccantezza andiamo a sentire invece profumi, sapori, ad analizzare il colore dell'eccellenza italiana che è il vino e sceglieremo quello perfetto da abbinare a questo piatto. Ice Veneto. E siamo di nuovo qui in compagnia dei sommelier di Ice Veneto per l'abbinamento vini. Vito, ben ritrovato. Ciao Serena. Io ti ho preparato una sfida. Ti ho preparato i bastoncini di Capitan Morandi, che sono dei bastoncini di pesce però cotti al forno. Bene, allora i bastoncini di pesce, come tutto il pesce, ha sempre tendenza dolce. Quindi il piatto in abbinamento mi richiede una contrapposizione di sensazioni. Quindi alla tendenza dolce del pesce io abbinerò l'acidità e la sapidità di questo spumante metodo classico fatto a Breganze dall'azienda Firmino Miotti e si chiama Anima. Anima perché nel cuore dei breganzesi c'è l'uva vespaiola e direi Anima Franca perché Franca è il nome di Franca Miotti, colei che ci ha messo, diciamo così, la faccia a fare questo vino. È un dosaggio zero, qui non troviamo residuo zuccherino. Vediamo come si appalesa nel calice, guarda quanto è bello questo colore giallo che vira quasi al verde oro, bellissimo. Le bollicine fine, numerose e persistenti, ci metti il naso, è veramente una nota agrumata che si evince di primo naso. Lo assaggiamo. Fresco, sapido, schietto, direi un'anima franca così come il nome della produttrice. Assolutamente. No? Ricalca in un certo qual modo, ecco. È bella questa nota agrumata e sapida che ti lascia in bocca, ripulisce la bocca da questa tendenza dolce e soprattutto invita in maniera imperiosa al riassaggio. Un'altra cosa caratteristica, quando è stato immesso in commercio il 24 di ottobre, per tradizione, la prima bottiglia l'abbiamo aperta con una sciabolata, cosiddetto sabrage, e di buon auspicio, come il varo di una nave. Fantastico, Vito. Allora, con questo sabrage, con voi ci vediamo più tardi, anzi direi a prestissimo. Leo, aspettami che arrivo. Cin cin. A bientôt.
E per i capitani di domani, come dicevamo prima, abbiamo fatto due piatti che effettivamente fanno bene perché hanno un sacco di proprietà nutrienti, la carne di cavallo, il merluzzo, fatto in questo modo, insomma sono molto molto buoni e piacevoli anche da degustare. Sì, anche per grandi e anche per bambini, perché ovviamente la mozzarella dentro... Sì, diciamo che questa potrebbe essere una cena, perché purtroppo spesso capita di fare due menù, insomma bisogna un attimo anche cercare di reinventarsi. Comunque si potrebbe partire con una cena, con il secondo, con i nostri involtini sfiziosi, con la fettina scelta di carne di cavallo, la bresaola che ti dà quel bel sapido, la mozzarella al centro che si scioglie su questa insalatina di valeriana e melograno. E poi proporre per i più piccini, che amano ancora il più saporito, sì, i nostri filetti di merluzzo con la doppia panatura in amido di mais e poi la croccantezza data dai fiocchi di mais, su letto di finocchio con arance a vivo e semi di zucca. E semi di zucca, quindi anche due idee per due contorni molto molto freschi, molto buoni. E ricordatevi i particolari, come diceva prima Serena, sia nei primi involtini, quelli di cavallo, che nel merluzzo panato, state attenti col sale, perché sono entrambe materie prime che già hanno molto gusto. Sono saporite di loro. E visto che io e Leo viviamo di televisione, ne hai guardata tanta anche tu di sì, TV da piccolo, anch'io, tantissima. Perché noi giochiamo solo su luoghi comuni e spot visti. Allora, Capitan Morandi, ecco. Invece Scemo Randi, e me ovviamente vi aspettiamo domani, rimanete con noi, sempre due chiacchiere in cucina, vi aspettiamo, ciao a tutti.